start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York, these vagabonds. Bene, siamo in linea. Cordiale saluto come sempre a tutti i telespettatori e amici dell'arte in maniera particolare. Tutti coloro i quali seguono con santa pazienza le nostre trasmissioni. Bene, oggi ho in studio un'autrice che noi riteniamo la cui validità è qui dimostrabile, pertanto adesso la introduciamo, non perdiamo tempo, perché il tempo è denaro. Quindi invitiamo l'autrice, la signora Elisabetta Nicolai, prego si accomodi. È l'introduzione. Ciao carissima, piacere di averti qua da noi. Io sono soddisfatto di quanto tu mi hai portato. Questa è la seconda trasmissione che facciamo. La prima è stata deliziosa. Hai superato te stessa. Dopo quanto ti avevo raccomandato, giustamente, che ho detto, ricordati quando vai in trasmissione di portare sempre il meglio di te stessa. Perché devi dimostrare al pubblico le tue capacità. E qui lo stai dimostrando nel rapporto delle tue sculture, che sono fantastiche. Ma vorrei partire, e lascio a te la parola, ricordatelo, a me mi sentirai poco e niente, perché voglio che l'autrice parli delle sue opere. Allora partiamo direttamente con la prima opera, Il cavalletto, alla quale tu mi dicevi questa è, io ho fatto la domanda, questa è... Allora, questa è un'opera, allora, siccome io nasco proprio... Vieni qua, girati di qua per cortesia, perché qui dobbiamo seguire anche le telecamere. Ok. Ecco, benissimo. Siccome io nasco prettamente come scultrice, perché i miei studi sono concentrati, e sono concentrati soprattutto sulla scultura, e però ho scoperto questa tecnica, che è questa tecnica monotipo, dove l'immagine, no, si imprime su una lastra di plexiglass, e la cosa che mi ha affascinato è che l'opera che io riesco a rappresentare sembra quasi scultoria, perché quello che importa è proprio la presenza anche nell'aspetto dell'incisività, no, come sia che nelle sculture che io ho, e anche nell'opera pittorica io riesco a mantenere questa incisività, non in tutte naturalmente, perché poi il colore stesso che io do mi trasmette delle emozioni, dove cerco di lasciar parlare il colore stesso, no? Quindi non è un olio su tela, ma sono applicazioni monotipo, come un'incisione fatte su carta, ovviamente, una carta dove speciale. Tu elabori, diciamo, la piastra col colore, quindi viene impressa, sì, va bene? Esatto. E sotto il torchio. E diventa sempre un'opera unica, cioè l'unica, sì, cioè non è che sia una tiratura per la quale, diciamo, sono tiratura da 1 a 100. No. Sono esemplari unici studiati al momento per questa realizzazione. Esatto. Perfetto. Perché in effetti l'opera che abbiamo qui al cavalletto sembra una scultura. Ti dà l'impressione proprio della scultura riportata sulla... Vediamo anche le altre opere che sono molto importanti, soprattutto... Vieni sempre di qua, Gioia. Sì, qui, allora, questo è già un percorso più avanzato, nel senso che all'inizio ho sperimentato questa presenza, questa incisione, sia in questa che in altre opere che poi nella carrellata vedremo. In questa invece c'è stato come una trasformazione, dove mi piaceva che il colore fosse molto leggero, delicato, che creasse una sorta di dimensione quasi surreale, no? Dove tu entri ma con una certa leggerezza all'interno del quadro stesso, e soprattutto che il colore ti trasporti da solo, no? in questa dimensione. Sì, per me diventerebbe un po' indecifrabile, nella ragione perché vedendo questo movimento dell'intela... Ma questa è come una finestra dove tu, se vuoi, oltrepassi questa dimensione,
la dimensione che poi quella... è quella del quadro. Sì, esatto. Questa finestra ti dà la possibilità di poter entrare, allora, ma assolutamente con una certa delicatezza però. È quello che... non con una... Qui la vediamo, c'è una certa decisione, una certa consistenza, per cui... Sono sempre fatte con la tecnica del monotipo, sì. Quindi il rapporto incisione su lastre, va bene, sì. Colorate su lastre e poi impresse, per la quale hai le matrici originali, allora, sì. Va bene, che possono essere utilizzate su vari pittori, eccetera, eccetera. Sì. Quindi diventa un'opera, diciamo, accessibile ai tanti, sì. Anche in una funzione di possibilità di acquisizione. Certo, sì. Questo è importante, sì. Saperlo, perché... dopo nella presentazione, diciamo, di quello che rappresenta un po' la televendita, perché noi dobbiamo sempre abbinare il discorso dell'arte ma con la televendita, ma ne parleremo dopo nella sequenza. Proseguiamo con le altre opere, vedremo tutte le opere. Girati sempre dalla... questa mi sfugge. E allora, a quel punto, vediamo un attimo la terza opera, che per me è fascinosa, affascinante, soprattutto nel rapporto dei blu, che per me il blu e i gialli è un contrasto di colore che ti dà una certa senso di piacevolezza, chiamiamolo, certo. Così, perché l'arte deve essere più... deve piacere, sì. Se non piace... è un po' come la luce che entra in uno spazio per diffonderlo, no? Aprirlo. E anche qui mi piace il colore come ha giocato sulla lastra e come è riuscito a essere impresso in questa lastra, e ti dà questa sensazione proprio di piacevolezza, pure di entrare in una sorta, in modo sempre molto delicato, non troppo incisivo come in questi quadri, come in questi per esempio. E qui ho mantenuto una certa delicatezza. Sì, perché vedo qui una delicatezza, qui una certa, sì, una certa forza, sì, di colore. È un po' anche più... lo stato d'animo, no? A volte siamo un po' più... qui allora dovevi essere molto incazzata, si dice, un po' nella forma così ironica, come il mio solito, che non ha mezze frasi, va subito diretto all'obiettivo. Sì. Questa era l'opera dell'incazzatura, si dice, va bene? Sì, non eccessivamente. Non eccessivamente, adesso no. Io esagero perché fa, certo, parte un po' della... Diciamo che l'aspetto scultorio, che è quello del segno, della presenza, mi piace a volte sentirlo anche in, sì, queste che in sono. In effetti qua si vede proprio che mi sembra un po' quella rete, sì. Quella rete che... e scultoria, che oggi si usano molto queste reti elaborate, eccetera. E la cosa che mi ha affascinato è che qui sembra un elemento aggiuntivo, in realtà è proprio il gioco che la stoffa, che in questo caso io ho applicato sulla lastra per imprimerlo, dà proprio una sensazione di basso rilievo come o alto rilievo, e questo mi ha incuriosito molto, perché ho introdotto anche elementi di stoffe o di altro genere, ma ho voluto giocare su entrambi i fronti, con e senza, per vedere poi il risultato. Allora, nella sintesi del tuo lavoro è la scultura che ti imprime in te, sì. Va bene, in maniera particolare. E dalla scultura dai tutte le altre forme che le, sì, puoi tradurre come meglio vuoi. Interessante, non mi era mai capitato di conoscere un artista che dalla scultura passasse alla pittura, diciamo, anche come monotipo, perché solitamente dalla pittura si va alla scultura. Tu hai fatto un percorso inverso, lo studio del figurativo tramutato, dico bene, alla scultura. Dalla scultura si è passata al monotipo, esatto. Perché nel monotipo è la tua scultura, esatto. Quindi entriamo solo nel rapporto delle sculture, esatto. Questa è interessantissima, proprio nella maniera della realizzazione